parte, tutto bene? Ah, sono nuovamente in viaggio verso Bologna e come sempre non potrei non essere in ritardo. Ebbene sì, perché prendo la macchina senza benzina. Già io che parto un pochettino sempre di corsa, eccomi qua e alla fine mi sono dovuta ancora fare la benzina e ho un appuntamento tra un quarto d'ora, ma devo ancora fare almeno 20 minuti di strada. Va bene, buona la priva, come si dice, con persone con cui non ho mai collaborato se non una volta, quindi già il mio biglietto da visita della ritardataria è il massimo, non è il massimo, anzi. Vedere un po' come fuori? Va bene. Giornata, oserei dire, un pochettino uggiosa, sì, decisamente. Speriamo che almeno Bologna, insomma, faccia un pochettino più caldo, almeno quello. Va bene, dai, per adesso vi auguro una buona giornata e continuiamo il nostro racconto. Ciao! Siamo arrivati a Bologna, un hotel bellissimo, fighissimo, è un 4 stelle superior e mamma, è di lusso. Dopo, se riesco, vi faccio qualche foto. E c'è pure la piscina. Insomma, la camera, ognuna di noi ha una propria camera. Quindi venite con me che vi faccio vedere il viaggio. Allora, intanto l'ingresso. Come potete vedere, ho già sistemato un po' di cose. Questo è il mio pranzo. Aiuto, è caduto. Ok? Il mio pranzo. Sì. Poi bagno. Ci sono io. Ok, quindi la doccia, ecco. Ci sono anche belli prodottini, a me piacciono i prodottini. Allora, in realtà io sono venuta via vestita così con un giubbotto di pelle. Mi hanno detto che in realtà dovrò mettere felpa e maglietta. Quindi, la mia domanda è... Va bene, quello che mi ero portato mi sa che non lo metterò. Tra l'altro, che cosa mi ero portata? Mentre sbirciamo nel borsone, ecco, esatto, state lì, che così potete vedere tutto quello che c'è nel borsone, ok? Allora, intanto, vediamo il borsone, ci abbiamo un poncho, perché per la sera, se fa fresco, il poncho ci vuole. Il beauty che devo mettere in bagno, poi le ciabatte che mi servono, sì, perché poi quando farò la doccia mi serviranno le ciabattine, le scarpe che non metterò a questo punto perché essendo in jeans e t-shirt dovrò mettere gli anfibi, quindi queste le lasciamo qua, non servono. E avevo preso un libro, tanto per leggere, che mettiamo sul... E avevo preso, guardate, la gonnellina. È bella, la gonnellina. Gonnellina è la sua giacchetta. Ma lasciamo qua. Tiriamo fuori il pigiamino che andrà a mettersi stasera. E che dire, niente, questa roba non la uso, pazienza, vorrà dire che la userò un'altra volta. Guardate però che bello questo specchio. Ah no, eh sì, perché mi vedete riflesso nello specchio, giusto, quindi non vedete la cornice, guardate che bella cornice. Ok, vi faccio vedere il resto, quello che vi dicevo è da fuori, questo è il retro dell'hotel, guardate, sono a Bologna tra l'altro. Cioè, non so se avete idea. Adesso devo mangiare qualcosina, poi mi preparo e poi andremo a fare questo lavoro. Speriamo in bene, ragazzi, speriamo in bene perché sinceramente, non avendo mai lavorato con loro, un po' di paura c'è, però ce la faremo. Insomma, questo è un po' in primis quello che potete vedere. Baci.